passavo volevo introdurre il discorso un attimino, una piccola differenza che almeno nel mio corso voglio fare, intendo fare, la differenza tra un pugno diritto e un pugno diretto. Principalmente, perché questa differenza? Perché principalmente nel Wing Chun sappiamo che utilizziamo i pugni diritti, infatti, come possiamo ben vedere dalla meccanica, il gomito, in questo caso, nel nostro caso, con il pugno che è verticale rispetto a altre realtà agonistiche o marziali che si voglia, il nostro pugno, appunto dicevo, è verticale. Per questa meccanica il gomito tenderà a spostarsi verso l'interno. Come possiamo vedere e come sappiamo, più che altro noi facciamo vincere, il pugno è completamente diritto, laddove il gomito è quasi nascosto o quantomeno è dietro al polso e quindi al pugno. Lo differenzio dal pugno diritto dal diretto perché il pugno diretto che usano altre realtà, avendo un pugno orizzontale, di forma orizzontale, per questioni sempre meccaniche, è chiaro e palese che il gomito tenderà ad allargare verso l'esterno. Quindi non più il gomito nascosto dietro il pugno, ma leggermente, tendenzialmente allargato. Perché meccanicamente la posizione del pugno, da posizione verticale a posizione orizzontale, comporta questo leggero allargamento. O altri che caricano i pugni da fianco in questo modo, che sia un pseudo pugilato in questa maniera. Come possiamo vedere in entrambi i casi e in tutte le altre situazioni che non hanno pugno verticale, ripeto, il gomito è leggermente allargato. Questo è importante perché poi comporta anche delle considerazioni particolari, a sé stanti, all'interno del programma e dell'ASO, ma anche del CISO, che andremo poi ad effettuare.